ai nostri microfoni c'è Ciolli della Montagnola. Nel secondo tempo eravate partiti molto bene, poi l'autorete vi ha tagliato le gambe. Ci sono tanti rimpianti per questa eliminazione dalla Coppa MIV? Guarda, tanti rimpianti no, perché insomma, essendo obiettivi, loro hanno fatto una bella partita, sono sempre stati molto bene fisicamente, ci hanno sempre raddoppiato, ci hanno sempre reso la vita difficile. È vero che poi alla fine invece i due gol sono arrivati in quel modo, specialmente il secondo, insomma, così. Noi ne abbiamo rischiato di fare il pareggio con Gabrielli, insomma, a due passi dalla porta, quindi un po' sfortunati sugli episodi. Credo però, insomma, alla fine poi non possiamo dire che non abbiano vinto giustamente, no? Mettiamola così. Come si riparte comunque con gli altri obiettivi dopo una sconfitta del genere? Cosa vi siete detti a fine partita? Vabbè, si riparte come si riparte sempre, insomma, è normale perdere, ci sta. Loro sono secondi in classifica non per niente, insomma, quindi sapevamo contro chi andavamo a giocare. Come le altre volte, ci rimbocchiamo le maniche e siamo pronti a dare il meglio, come abbiamo fatto anche stasera, insomma.